Allora, proviamo a entrare nel vivo sul tema di cui parlavamo ieri per capire sulla base del tipo di misure che vogliamo prendere. Ricordiamoci che le misure non le facciamo perché ci piace, ma perché ci servono per costruire degli indicatori che abbiano senso. Quindi la settimana prossima faremo l'azione di costruire gli indicatori. Questi indicatori li costruiamo sulla base di misure dirette o misure indirette, ma nel momento in cui prendo le misure dirette e le combino in qualche modo per ottenere una misura indiretta innanzitutto e eventualmente aggregandola per ottenere un indicatore aggregato, sto facendo delle operazioni matematiche, aritmetiche, no? Su queste misure dirette. A seconda del tipo di misura che faccio, della natura della misura che faccio, alcune di queste operazioni aritmetiche sono permesse, altre non sono permesse. Alla fine sono tutti numeri, ma a seconda del significato di questi numeri, certe operazioni sono permesse oppure meno. E come facciamo a formalizzare questo? Ricordiamoci che la misura ci serve per valutare in campo numerico la valenza, la validità di una relazione che avviene in campo reale, nel campo del mondo reale. No, un esempio che facevamo la volta scorsa è che se Tizio è più alto di Caio, allora la misura dell'altezza di Tizio dovrà corrispondere a un valore numerico che è maggiore dell'altezza di Caio, della misura dell'altezza di Caio. Quindi questo significa che noi stiamo usando dei numeri le cui relazioni tra questi numeri, A è maggiore di B, A è la somma di B più C, A è il doppio di B e così via, hanno un significato o traslano un significato che esiste già nel mondo reale. Allora, questo significa che la tipologia, no, di un dato che misuro dipende da quali sono le trasformazioni matematiche che posso apportare a queste misure senza perdere il significato originario. Ad esempio, se io avessi, no, due scatole di gessetti e le mettessi una sull'altra, allora la misura dell'altezza sarebbe il doppio della misura dell'altezza di partenza. Semplice da vedere, quindi vuol dire che moltiplicare per 2 una misura di altezza è possibile perché ha un corrispettivo nel senso fisico. Moltiplicare per 2 un orario, cioè adesso sono le 17:45, fanno le 34, anzi 35:30, che non vuol dire nulla, no? Quindi non ha senso, pur essendo un numero, non ha senso raddoppiarlo. Okay? E quindi certe operazioni matematiche hanno senso su alcuni tipi di misure, altre non perché 17 sia un numero più sfortunato di 9 cm che è l'altezza di quella scatola, ma perché rappresenta un dato orario e non un'altezza in centimetri. Cosa c'è di differenza tra un orario e un'altezza in centimetri in una scatola di gessetti? Cerchiamo di capirlo. Cerchiamo di capirlo perché a seconda della qualità dell'attributo che andiamo a misurare, questo attributo viene misurato su scale diverse. Scale che dall'alto verso il basso sono sempre più ricche, cioè permettono sempre più operazioni matematiche su di esse, quindi su questi numeri, fino ad arrivare alle scale assolute che di fatto ci permettono, che la scala alla fine dei numeri interi, per cui ci posso fare esattamente ciò che voglio, perché si tornano nell'insieme n di numeri interi, e quindi via via riesco a fare più operazioni man mano che scendo o salgo o passo verso scale più ricche. Ovviamente si perde in semplicità, cioè le scale iniziali sono quelle che di fatto sono più semplici da raccogliere ma anche più semplici da valutare. Vediamole tutte e 5. Allora, la scala più semplice che possiamo avere è la scala di misura. Quindi una scala di misura è una funzione che, applicata a un attributo di un'entità reale, mi restituisce un valore appartenente a un certo insieme. La scala nominale è quella più semplice, che di fatto raccoglie l'operazione o modella l'operazione di classificazione. Per ogni elemento il suo attributo viene associato a una classe piuttosto che un'altra, piuttosto che un'altra ancora. Quindi ho una serie di classi distinte e l'attributo della mia entità, cioè ciò che sto misurando, cadrà in una di queste classi. L'esempio del maschio e femmina che facevamo la volta scorsa, l'esempio della città in cui sei nato, ciascuno di noi è nato in una città diversa. Allora, uguale insomma, però è un dato, come si dice, nominale, è il nome che rappresenta il valore di quella misura.
Dopodiché, cosa posso fare su due nomi? Cioè, se io sono nato in una città e tu sei nato in un'altra città, cosa possiamo dire di queste due misure? E possiamo solamente dire se sei nato nella stessa città mia o in una città diversa. Quindi l'unica operazione che una scala nominale supporta è l'operazione di uguaglianza o diversità. Uguale o diverso, la stessa o non la stessa. Non c'è un'operazione, un concetto di maggiore o minore. Sì, per carità, le città le posso ordinare in ordine alfabetico, ma per semplicità di visualizzazione, ma non vuol dire che Napoli è minore di Torino perché la N è minore della T sull'ordine alfabetico. Non ha senso. Attenzione, anzi, facciamo attenzione a non supporre questo, a non leggere in un ordine puramente estetico di presentazione alfabetico un ordine, diciamo così, numerico dei valori che non esiste. Non ha senso, no? Non c'è nozione di questo è maggiore di quell'altro, uomo o donna, qual è maggiore? Niente, cioè sono due cose distinte. Quindi, ad esempio, se vogliamo, se abbiamo una persona, no, di cui vogliamo misurare l'origine di questa persona a livello macroscopico, potremmo dire se una persona è italiana o europea o extraeuropea. Oppure la città di nascita, oppure la regione, solo questo è facile perché ci sono solamente tre voci. Quindi noi possiamo inventare una funzione di misura, un mapping, che data la persona, mi restituisca uno o due o tre a seconda che la persona P sia italiana, europea o extraeuropea. Cos'è importante di questa funzione di mapping? Che questi valori 1, 2, 3 siano diversi tra di loro. È chiaro che se scelgo 1, 1, 1 non sono tanto intelligente perché poi confondo, no, con lo stesso valore due attributi che erano in realtà distinti. Però se io avessi scelto un altro mapping, 101, 3.1, 5, sarebbe cambiato qualcosa? No. Dal punto di vista logico, no, perché l'unica cosa che mi posso chiedere è se 5 è uguale a 101, no, è diverso. L'importante è che siano diversi, abbiamo detto. Tutto il resto non ci interessa. Il fatto che siano dei numeri, e i numeri possono essere confrontati e possono essere sommati, me lo devo dimenticare. A me in questo momento i numeri o i valori rappresentano un insieme distinto di elementi. L'unica cosa che mi interessa sapere è se due persone, più 1 e più 2, cadono casualmente nella stessa classe e quindi hanno lo stesso valore, che sia 101 o che sia 2, a seconda della scala che ho scelto, non importa, hanno lo stesso valore o non hanno lo stesso valore. Posso scegliere arbitrariamente queste scale. L'unico requisito, dicevo, che siano diverse. Addirittura potrei scegliere le scale nominali non numeriche, anzi quasi quasi sarebbe meglio perché così non mi viene la tentazione di fare operazioni strane con i numeri. Ma poi in realtà sappiamo che i caratteri sono codificati come numeri dentro il calcolatore, quindi è un po', diciamo, è una maschera abbastanza debole questa. Però l'importante, come dicevo, è che siano distinte. E quindi che tipo di operazioni posso fare? Statisticamente, no? Per avere un indicatore che dipende dai luoghi di nascita. Immaginiamo che il nostro sito, il nostro manager ci dica: senti, ma cerchiamo di fare delle statistiche sulla provenienza dei nostri utenti. E noi abbiamo la possibilità di misurare questo indicatore. Allora, cosa ti posso dire? Essenzialmente ti posso dire per ogni categoria quante persone ci sono, cioè contarli. Quindi ogni elemento, ogni persona P appartiene a una categoria. Io ti posso dire, data una categoria, quante persone gli appartengono. Contare è facile, si può sempre fare. Ossia dare la frequenza, che sia questa una frequenza assoluta, cioè 2000 persone, o una frequenza relativa, cioè 2000 persone italiane su 2500 totali, allora fa 4 quinti, 0,8, è sempre una frequenza. Ho contato gli elementi di una classe, posso contare gli elementi della seconda classe e contare gli elementi della terza classe. E basta. L'altra cosa che posso fare, avendo contato gli elementi della classe, posso dirti qual è la classe che contiene il maggior numero di elementi. Cioè nel mio sito ci sono più italiani, più europei o più extraeuropei. Questo, la classe che contiene il maggior numero di elementi, cioè la classe a cui corrisponde la frequenza massima, viene chiamata statisticamente la moda della distribuzione.
ha una cosa che è di moda, cioè lo fanno tutti, c'è la cosa che appartiene al maggior numero di persone. Quindi io ti posso mettere non in ordine le persone, ma ti posso mettere in ordine le classi, dicendo questa è quella che corrisponde alla moda della distribuzione, cioè alla quale appartengono il maggior numero di utenti, poi ci sarà la seconda classe che è la seconda e la terza che è la prima. Quindi tutto ciò che discende è semplicemente dall'operazione di contare gli elementi sapendo se appartiene o meno a una certa classe, l'unica operazione possibile. Quindi io non posso fare la media, no? Come dicevamo prima, posso calcolare la frequenza di maschi e femmine, le percentuali, sono 40 e 60, ma non posso fare altre valutazioni tipo la media. Posso dire se ci sono più maschi o più femmine, la moda, e basta. Le uniche cose che ha senso dire. E ha senso anche poi presentare, elaborare. Aggiungiamo un gradino. Il secondo gradino della nostra scala di misura è la scala cosiddetta ordinale. La scala ordinale è una scala nominale alle quali si aggiunga un ordinamento tra le categorie. Il fatto che le varie classi, le varie categorie C1, C2, C3, CN della nostra classificazione abbiano un ordine naturale, un ordine cosiddetto totale, cioè sia sempre possibile dire chi viene prima e chi viene dopo tra una classe e l'altra classe. Che so, i mesi dell'anno, i giorni della settimana, il livello di gradimento, poco, pochissimo, tanto, tantissimo, il numero di stellette della valutazione, no, che diamo di un prodotto su un sito di e-commerce. Sono tutte classi diverse, cioè io o do due stellette o ne do quattro. Ciò che ti sto dicendo è che se ne ho dato 4, se ne ho dato 4 stellette, significa che ho gradito di più quel prodotto rispetto a quell'altro, a cui avevo dato solamente 2 stellette. Quindi 4 è meglio di 2. Non sto dicendo che 4 è il doppio di 2. Sto dando semplicemente un ordinamento, sto mettendo in fila, senza dire però quali siano le relazioni di distanza, non sto neanche pensando nel concetto di distanza tra classi adiacenti. Quindi vuol dire che qualunque mapping che sia formato da un insieme di numeri crescenti, anche se diversi tra di loro, è un mapping valido, alternativo, rappresenta esattamente la stessa informazione di qualunque altro mapping monofono, cioè che abbia lo stesso ordine. Quindi cosa vuol dire? Allora, prendiamo l'esempio delle domande del questionario, no? Una scala di questionario con 4 risposte. Faccio un questionario, faccio una domanda e ti dico quanto sei d'accordo con questa affermazione? Totalmente in disaccordo, parzialmente in disaccordo, parzialmente d'accordo, completamente d'accordo. Poi questa cosa, quando lo vado a leggere, ovviamente lo salvo in database con dei valori 1, 2, 3, 4. Questo è ciò che fate, anzi l'avete fatto, vedete il questionario fine corso. E ci mettete questi numerini dentro. Questi numerini sono ordinati, se io facessi 4, 3, 2, 1 sbaglierei, perché l'attributo che sto misurando, il livello di accordo, cresce al passare dalla prima alla seconda alla terza classe, non decresce. Quindi devo scegliere dei numeri che crescano anch'essi. Se facessi 2, 3, 4, 1, sarebbe sbagliato, perché 2, 3, 4 sarebbero crescenti, ma l'1 no, mi sballerebbe l'ordine. Metterei quelli che sono d'accordo totalmente come se fossero meno d'accordo rispetto a quelli che non sono per nulla d'accordo. Scusate il giro di parole. Però un qualunque altro insieme di valori numerici che siano crescenti in realtà potrebbe essere utilizzato e non c'è motivo per preferire uno rispetto all'altro. Non è che è più vero usare un 2, 3, 4 rispetto a usare meno 2, meno 1, 1, 10 o 1, 10, 100, 1000. Perché l'unica informazione che ho è che completely agree è più agreement rispetto a mostly agree. Ma più agreement nel senso di 10 volte tanto o nel senso di 4 terzi volte tanto? E che ne so, non ha senso questa domanda. Quanto sei più d'accordo? Quindi. Allora, se è così, cosa possiamo fare? Che operazioni possiamo fare su una scala di questo genere? Beh, innanzitutto, ovviamente
contare gli elementi lo potevo già fare su una scala nominale, ovviamente lo posso fare anche su una scala ordinale che è questa azione. E quindi la frequenza degli elementi nelle categorie e la moda le potrò ovviamente calcolare anche in questo caso. Ma in più posso fare un'operazione in più, che è quella di mettere in ordine le classi. Mentre prima non aveva senso dire se Torino veniva prima di Napoli o viceversa, ogni ordinamento era arbitrario, invece qui abbiamo un ordinamento naturale delle classi. Quindi immaginiamo di avere 100 persone che hanno risposto al nostro questionario. Potremmo dire, ok, 20 persone hanno detto most disagree, 1, 30 persone hanno detto, scusami, total disagree, 20 persone hanno detto, 30 persone hanno dato la risposta corrispondente alla classe 2 e così via. Allora io queste persone posso immaginarmele tutte qua in prima fila, ordinate, che non ordino le singole persone, però metto prima tutti coloro che hanno risposto 1, poi tutti coloro che hanno risposto 2, poi tutti coloro che hanno risposto 3, poi tutti coloro che hanno risposto 4. Lo posso fare perché tra le classi c'è un ordine definito. Prima non lo potevo fare, perché le classi erano solamente una nozione di uguale o diverso. Qui ho la nozione di uguale o diverso, quindi uguale per dire il gruppo di quelli che hanno trovato 1 lo posso dire perché ho la nozione di uguaglianza. Ma dire che questo gruppo viene prima dell'altro perché tra le classi c'è anche una relazione d'ordine definita, non solo di uguaglianza. Quindi posso dire se due elementi sono uguali, appartenenti alla stessa classe, oppure appartenenti alla classe precedente o successiva. Sto usando il maggiore o il minore, lo posso fare. Perché? Perché tra le classi c'è una relazione d'ordine definita. Allora, se li ho messi in fila così, io potrei prendere questa fila e guardare al centro e gli chiedo, tu che sei in mezzo, cioè che hai 50 persone alla tua destra e 50 persone alla tua sinistra, di che classe sei? Cosa hai votato? Hai votato 1, 2, 3 o 4? È chiaro che se ha votato 1 devo preoccuparmi, no? Perché vuol dire che tutti questi, almeno fino a metà, hanno votato 1. E gli altri, al massimo, il resto della metà, hanno votato 2, 3, 4. Questo vorrà dire che l'1 è la categoria più frequente, ovviamente, quindi sarà anche la moda, ma in più è la mediana della distribuzione, cioè l'elemento che divide a metà la distribuzione, di cui meno, la metà degli elementi della distribuzione è minore o uguale a quell'elemento e metà è maggiore o uguale a quell'elemento. Io potrei avere, invece lui di mezzo mi dice 3, allora vorrà dire che io avrò 1, 2, 3, il 3 non so dove comincia, e poi sicuramente al 50° posto stanno già rispondendo 3, e tra un certo punto posso fare forse 4, forse no, non lo so. La moda e la mediana non è detto che coincidano, eh? Io potrei avere, per assurdo, 49 persone che dicono 1, 2 persone che dicono 2, e poi 25 che dicono 3 e 4. La mediana è 1, perché ce ne sono 49 su 100, scusate, la moda è 1, perché ce ne sono 49 su 100, la mediana è 2, perché cade proprio sugli unici due pirla che hanno detto 2. E le 3 e 4 non sono nella mediana, non sono nella mediana perché sono dal 52° posto in avanti, e non sono la moda perché la loro frequenza assoluta è solamente di 25, mentre quelle dell'1 hanno una frequenza assoluta di 49. Quindi sono due cose diverse. È pur vero che se io ho entrambe le informazioni, la mediana e la moda, posso dire qualcosa in più sulla mediana, cioè posso immaginarmi come è fatta la distribuzione. Allora, se la mediana e la moda sono uguali, va bene, se la mediana e la moda sono diversi, vorrà dire che la distribuzione è molto asimmetrica, da un lato o dall'altro. No? Se la moda è maggiore della mediana, vorrà dire che la frequenza più alta non comprende il centro, no? Quindi vorrà dire che ci saranno sulla destra delle categorie molto sottorappresentate. Su questo ragionamento della mediana posso andare avanti. Perché devo dividere la popolazione solamente in 2? Sulla mia ipotetica popolazione di centro la divido in 4: il signor 25, il signor 50 e il signor 75. E allora ottengo il primo quartile, il secondo quartile, cioè la mediana, e il terzo quartile. I quartili 0 e 5 ovviamente sono sempre la classe minima e la classe massima.
oppure la divido in 10 e quindi ottengo i decili, primo decile, secondo decile, terzo decile, e allora chiaramente ho più numeri, che però mi permettono quasi di disegnare una sorta di istogramma, no? Istogramma di frequenze, che però non ha come asse X le frequenze, ma come asse X le persone. I centili, lo divido in 100, dipende chiaramente da quanti punti intermedi prendo e da quanto voglio essere preciso nel comprendere questa distribuzione. Non posso, non ha senso, parlare di media, invece, la mediana la posso calcolare, non ha ancora senso parlare di media. Perché la media tra due misure qual è? È quella terza misura che dista in ugual modo dalle prime due, possiamo fare il caso generale, fa la somma di misure, ma tra due devo avere un concetto di distanza. Ma noi non sappiamo se la misura 2 rispetto alla 1 ha la stessa distanza che la misura 2 rispetto alla 3. Perché sono valori arbitrari, potrebbero essere 1, 10, 100, 1000, abbiamo detto. Quindi non possiamo usare questa informazione, perché non è vera. E quindi non possiamo parlare di medie, perché le medie presuppongono una nozione di distanza. Lo potremmo fare solo tra un attimo. L'altra cosa che possiamo dire è dare un'informazione di ranking, cioè mettere in ordine il primo della classe, il secondo della classe, il terzo della classe. Posso dire di raggruppare, ordinare, ma è l'operazione che avevo già fatto prima di metterli in fila, ordinare gli elementi per valori crescenti della classe. E quindi voglio avere il top 100 degli utenti più fedeli al mio sito, lo posso dire perché li posso mettere in ordine, quindi posso vedere quali sono i 100 più fedeli. Poi non sarà mai esatto a meno che il centesimo cada esattamente nel confine tra una classe e l'altra. Quando andate a fare una gara di qualunque cosa, c'è il primo posto che arriva il primo, il secondo, il terzo, ma c'è anche il primo pari merito, il secondo pari merito, volendo, a seconda degli sport capitali. E questo è un ranking. Tu ti dice che tu sei stato più bravo dell'altro, ma non ti dice di quanto. No? La distanza tra il primo e il secondo posto non è uguale a quella tra il secondo e il terzo, semplicemente c'è un ranking. Ecco, tra l'altro, tanto per tornare alla bomba, non solo nel caso dei questionari, ma anche nel caso dei voti, voti scolastici, compresi quelli universitari, è una scala di questo tipo. Tutto il sistema scolastico in tutto il mondo dà i voti su una scala ordinata. Ok? Nessuno dice che chi ha preso 30 è i tre mezzi più bravo di chi ha preso 20. Ma se lo sentite dire a qualcuno, internate, no? Perché non vuol dire niente. Quello che stiamo cercando di dire è che a meno di errori, che ci sono sempre di valutazione, chi ha preso 30 era più bravo di chi ha preso 20. No, non è anche vero. L'elaborato, la valutazione del lavoro, dell'elaborato, dell'orale, eccetera, è risultata migliore rispetto all'altro. E probabilmente chi ha preso 25 era lì alla metà. Ha presentato un lavoro migliore di chi ha preso 20, ha presentato un lavoro peggiore di chi ha preso 30. Poi noi siamo un po' pignoli nell'assurdo, nel senso che andiamo sul voto, no? Su una scala da 18 a 30 che è difficilissimo da calcolare. Cioè la distanza, la differenza tra un 25 e un 26, qual è? Sì, viene fuori dai conticini, però a livello qualitativo non è che sono giustificato davvero, no? Infatti in altri paesi danno i voti su scale molto più grezze, no? A, B, C, D, ad esempio, no? Non lo so, anglosassone. A vuol dire tutto giusto, B ha fatto qualche errore, D è appena sufficienza, e sufficienza, l'F non è consegnato niente. No, su 5-6 livelli. Poi sarà il DPU e cosette di questo genere, però sono piccoli ritocchi rispetto a delle fasce, non dei numeri. E questo è il tipo di misura che è la bontà di un elaborato, è una misura di tipo ordinale. E quindi la media degli esami non ha senso. Punto. Poi la facciamo sempre perché è comodo, perché è facile. Uno deve calcolare la mediana, deve calcolare i quartili, la distribuzione dei propri voti e cose di questo genere. Ma la media è l'unica cosa che non ha senso.
ne sapete qualcosa, se siete andati o andrete, o qualcuno, conoscete qualcuno che è andato in Erasmus, per cui ha preso dei voti con un sistema diverso e ha dovuto riportare quei voti nel sistema italiano. Non so, non è capitato. E allora ci sono delle sorte di tabelline di conversione incasinatissime, perché non basta fare la proporzione. Se uno dà il voto in decimi, l'altro dai trentesimi, moltiplico per tre. No. Perché dipende da come vengono dati questi voti, anche da che livello sono. Non sono equidistanti, A, B, C, D, E, F, non sono equidistanti. Ma anche 30, 29, 28, 27 non sono equidistanti. Allora, per fare questo tipo di conversioni, qui esula da questo ragionamento, vanno a vedere le distribuzioni statistiche. Allora, se tu hai preso 28, in questa università qual è la percentuale di studenti che prende 28? Sto facendo il rank. Qual è il percentile? 28, che percentile corrisponde? Corrisponde al percentile 94. Vuol dire che il 94% di studenti prende minore o uguale a 28 e il 6% prende maggiore o uguale a 28. Ok, nell'università in cui mi trasferisco, il 94% a che voto corrisponde? E si fa praticamente così. Su una scala che non è una scala lineare, non è una retta, non è neanche una curva ben disegnata. È una serie di gradini. Sono classi diverse. Qualcuno ha i gradini più piccoli, qualcuno ha i gradini più grandi, ma questi gradini sono disuguali tra di loro, sempre. E quindi bisogna di caso in caso confrontare queste cose. Questo sarebbe il modo giusto di fare le cose. Poi per comodità uno fa la media, siamo ingegneri, non ci discostiamo poi tanto rispetto alla valutazione della distribuzione statistica. E ci accontentiamo così. Però l'importante è sapere che stiamo facendo un'approssimazione matematicamente non valida. E allora cosa possiamo fare in più? Possiamo aggiungere dei vincoli in più sul tipo di misura che prendiamo, quindi avere delle scale più complicate da gestire, che però abbiano qualche proprietà in più. Ad esempio, noi chiediamo, possiamo chiedere che la funzione di mapping che usiamo nella misura non solo preservi l'ordine, la differenza la sappiamo, scala nominale, preserva l'ordine, la scala ordinale, in più preserva le differenze. No? È quello che vogliamo fare per fare la media, no? Devo dire l'equidistante. La scala nominale non mi garantisce l'equidistanza dei gradini. Allora, proviamo a richiedere l'equidistanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho due misure che differiscono, la misura da A da B differisce di 10, e da B a C differisce di 10, questa uguaglianza delle differenze è preservata in qualunque altra scala. Quindi se lo misurassi in un'altra scala, magari la differenza tra A e B è 27,4, ma sono sicuro che anche la differenza tra B e C sarà 27,4. Non so tradurti 10 in 27,4, sono due scale diverse, ma se due differenze sono uguali nella prima scala, sono anche uguali nella seconda scala. Allora questo, se uno lo impone e va a vedere dal punto di vista matematico cosa vuol dire che sono tutte scale che si possono trasformare una nell'altra attraverso una trasformazione lineare affine. Quindi dalla scala m, dalla misura m, posso passare alla misura m', moltiplicando per il coefficiente costante e sommando il coefficiente costante. Quindi sono tutte misure che sono equivalenti a meno di una trasformazione affine. Esempi? La temperatura. La temperatura la posso misurare in Kelvin, la posso misurare in gradi centigradi, la posso misurare in gradi Fahrenheit. E come si passa da una scala all'altra? Con cose di questo genere. Allora, se io dico che oggi qua in questa sala ci sono 20 gradi centigradi, non sto dicendo che è il doppio rispetto a quanto c'erano 10 gradi. Cioè 20 gradi centigradi non è il doppio di 10 gradi centigradi. Non vuol dire niente il doppio, anche perché se la misurassi in Kelvin direi che 293 Kelvin, che sono 320 centigradi, non è il doppio di 283 Kelvin. Vedete che non c'è questa, non si conserva una proporzionalità cambiando di scala, ma la differenza tra 20 e 30 gradi e 30 e 40 gradi misurati in centigradi è 10 e 10,
e misurata in Kelvin è sempre 10,10, sarà 273,293. E se la misurassi in Fahrenheit, non fatemelo fare a mente, questa differenza non sarà più di 10, che è centigradi, o di, né di 10 Kelvin, sarà di qualche cosa, mi sembra siano 4 noni, quindi una cosa si può... 4 e mezzo, no al contrario, 9 quarti, 9, 2, 2, mezzo, vabbè, non lo so, c'era Fahrenheit, ma questa differenza sarebbe uguale nei due casi. Quindi una misura di temperatura è la misura che preserva le sottrazioni, l'uguaglianza dei valori sottratti, non preserva le proporzioni, moltiplicazioni o divisioni. Un altro esempio di una scala che si comporta in questo modo è la scala di tempo. Dicevo prima sono 18, la prima dicevo 17, sono 18, ma 18 cosa? 18 ore, fattore moltiplicativo, rispetto alle ore 0 della giornata odierna. Quindi io quando do una misura di tempo la devo esprimere ovviamente in un'unità di misura, che è quella che mi dà il fattore moltiplicativo. Ma poi c'è sempre un sottinteso dell'istante di tempo da quando ho cominciato a misurare il tempo. 2018. 2018 cosa? Anni dall'anno 0, che è una convenzione che abbiamo scelto. Potremmo chiamarlo anno 18 da quando? Dal 2000. Nessuno si può picchiare, è una scelta diversa. Potremmo dire che non sono le 18, ma sono le 6 perché contiamo dalle 12. Da mezzogiorno anziché dalla mezzanotte. Sono tutte scelte ugualmente arbitrarie. Anche qua possiamo dire che un'ora di differenza tra le 9 e le 10 del mattino è sempre un'ora di differenza tra le 6 e le 7 di sera. La differenza è sempre un'ora. Però non possiamo dire che le 18 siano un triplo delle 6. Perché basta spostare l'orario e dire, ma io alle 18 non chiamo 18 perché conto il mezzogiorno e quindi sarebbero le 6 del pomeriggio e allora alle 6 del mattino sarebbero le meno 6. Se contassi dal mezzogiorno, nel pomeriggio avrei le ore positive e nel mattino avrei le ore negative. Ma la differenza è sempre la stessa, il tempo scorre alla stessa velocità. Allora, questo tipo di scale, quindi tipicamente la scala temporale o la scala della temperatura, noi chiaramente nei sistemi gestionali usiamo molto di più le date che non le temperature, sono sistemi di questo genere in cui c'è un punto di riferimento arbitrario, punto zero da cui cominciamo per convenzione a contare il tempo, che può cambiare, cioè noi contiamo, c'è un progetto che si svolge, allora tipicamente il tempo lo contiamo rispetto all'inizio del progetto, siamo nel mese 7, che è luglio, no, è il mese 7 dall'inizio del progetto. Se invece parliamo con gli amici, parliamo del mese 6, del settimo mese, stiamo parlando di luglio, perché lì il riferimento è il 1 gennaio, sottinteso dal contesto. Quindi è totalmente arbitraria la scelta del punto di partenza. Questo fa sì, come dicevamo, che era quello che volevamo ottenere, che le differenze siano matematicamente sensate, i rapporti no. Allora, cosa posso fare? Posso, su questo tipo di intervalli, fare l'operazione principale, che è quella di differenza, e poi ovviamente anche di somma, perché algebricamente è la stessa operazione, soprattutto la differenza, perché facendo la differenza, l'anno di partenza, l'ora di partenza, si semplifica. No? Quando io faccio la differenza tra le 18 meno le 17 o tra le 6 meno le 5 fa sempre 1, perché? Perché il punto dove ho messo lo 0 si elide nella sottrazione. E questo mi permette di dire anche che posso calcolare una media. Adesso noi la media siamo abituati a calcolarla come somma, diviso n, faccio la somma delle varie cose e poi divido per n. Però due orari, facciamo l'esempio dell'orario, non si possono sommare, cioè le 17 più 18, qual è la media tra 17 e 18? 17,30. Ma che senso ha fisicamente sommare 17 più 18? Nessuno.
Ma noi lo facciamo perché? Ma perché in realtà stiamo cercando il punto x tale per cui x meno 17 è uguale a 18 meno x. E se voi svolgete l'equazione viene da fare 18 più 17 diviso 2. Diviso 2 perché la x compare due volte. Quindi da lì che nasce la somma per fare. Allora, se noi vogliamo trovare la media è quel valore x, ricordate la definizione, che rende nulla la somma delle differenze rispetto a tutti i valori dei campioni. Quindi se io avessi 10 persone, misuro la temperatura, vediamo se hanno una febbre, qual è la temperatura media di queste, una cosa che non serve a niente, ma la temperatura media di queste persone è quel valore x per cui 37 meno x più 38,5 meno x più 36,5 meno x più 36,8 meno x eccetera eccetera uguale a 0. Allora cosa facendo? Facendo le sottrazioni tra le due misure, il valore della media presunto che sto calcolando e la misura che ho preso. Quindi ogni volta che compare il valore numerico di una misura, questo valore viene immediatamente sottratto rispetto a un'altra misura. Allora, qualunque sia il punto di riferimento, questo scompare semplicemente sempre. Poi, queste sottrazioni parziali le sommo per fare la media, no? Per scrivere l'equazione che mi definisce qual è la media. Ma a questo punto sto sommando cose che non dipendono già più dal punto di partenza. Poi, ovviamente, non mi vado a scrivere l'equazione ogni volta, so qual è la formuletta della media, no? Ma ha senso, sommo cose che non potrei sommare, perché in realtà non le posso sommare in generale, posso solo sommare nella formuletta della media perché in realtà arriva da una sottrazione. Ok? Quindi finalmente su misure di tipo intervallo, si chiama intervallo perché ha senso solamente valutare gli intervalli di tempo, e non il tempo assoluto ad esempio, per la prima volta ha senso calcolare la media. E sullo stesso con lo stesso ragionamento ha senso anche calcolare la varianza. La varianza di una distribuzione è, ricordiamoci, la sommatoria della radice della sommatoria dei quadrati di che cosa? La differenza tra i campioni e la media. Allora di nuovo, lavorando sulle differenze ha senso numericamente. Poi noi la calcoliamo come la somma dei quadrati meno il quadrato della media, ma quello è una semplificazione del campo. Ma nella vera definizione di varianza c'è una differenza tra una misura e la media, che a sua volta è una misura di tipo ordinale, di tipo intervallo. Quindi posso calcolare la media, varianza e tutte le proprietà, i momenti, diciamo così, statistici superiori, covarianze e cose del genere. Perché tutti annullano da soli, diciamo così, il punto di partenza. E l'altra cosa che posso fare, qui la chiamo divisione scalare, cioè moltiplicare o dividere per una costante. Cioè non posso moltiplicare o dividere i valori tra di loro, ma per una costante sì, cioè passo da ore a minuti, ad esempio, no? Da minuti a secondi. Il cambio di unità di misura normale. Allora, solamente se qui mi insisto sulla media perché di solito è la misura statistica più semplice, no? Che ci viene in mente, però ha senso farla solamente se abbiamo una scala dell'intervallo. E facciamo con un gradino la scala dei rapporti. Cos'è la scala dei rapporti? La scala dei rapporti è una scala nella quale richiediamo non solo che la differenza tra due misure si conservi scegliendo sistemi di riferimento diversi, sistemi di misurazione diversi, ma anche il rapporto tra misure si conserva. Cioè abbia senso dire questa piramide di scatole, anzi questo prisma di scatole, è alto il doppio rispetto a questa scatola da sola. Che io lo misuro in centimetri, in millimetri, in pollici, in spanne, e allora cosa vuol dire? Vuol dire che le varie scale di misura ammissibili, per poter conservare non solo le differenze ma anche i rapporti tra le varie misure, devono essere tutte trasformabili l'una nell'altra attraverso una semplice trasformazione lineare, in cui il coefficiente non c'è più.
Allora, cosa vuol dire in particolare? Che comunque io decido di prendere la misura, in qualunque scala, lo 0 è sempre 0. È 0 per tutti. Mentre la temperatura allo 0 Kelvin è un tantino più freddino dello 0 Celsius, nella scala delle misure di lunghezza 0 mm e 0 km è sempre 0. Quindi ci accorgiamo di essere di fronte a una scala dei rapporti quando è inequivocabile e fisicamente determinato il significato di 0. Cioè, quando quella misura vale 0 succede qualcosa di diverso, no? Cambia la natura del fenomeno. Mentre su una scala di intervalli dire 0, vabbè, a mezzanotte, l'ora 0. Cosa è cambiato? Mi guardo intorno, niente. Tant'è che se mi sposto di 700-800 km a est o a ovest, non è mezzanotte, ma sono le 11 oppure l'1. Cioè, puramente una convenzione. Mentre invece su molte, qui in realtà sono la maggior parte dei tipi di misura, quante ore hai lavorato? 0. Questo è un problema. Quanto hai lavorato? 1. 1 cosa? Un'ora, una settimana, un minuto, vabbè, poi ci vuole, bisogna dare un'unità di misura per capire qual è il valore. Ma 0 è sempre 0. Allora, nelle scale di questo genere, nelle misure di questo genere, finalmente possiamo anche applicare operazioni tipo, soprattutto, divisione tra misure. Quindi dividere due misure tra di loro significa, uno significa ad esempio dire se questo è il doppio dell'altro, significa poter calcolare il tasso di crescita, il tasso di riduzione. Se il 5% quest'anno ho prodotto il 5% in più rispetto all'anno scorso, come faccio a dire? Perché ho fatto il rapporto della produzione di quest'anno e della produzione dell'anno scorso e mi è venuto 1,05. Quindi ho prodotto 5% in più, ma devo poterlo fare questo rapporto, ok? Tra due misure che ho preso in due momenti diversi. Quindi tutti l'analisi variazionale, no? Cioè tutte le volte in cui vado a confrontare, soprattutto in termini relativi, in termini assoluti lo potevo già fare prima, con la misura di intervallo posso dire ho prodotto 12 pezzi in più. Però quel numero assoluto dice poco. Ma dire che quei 12 pezzi costituiscono il 5% è un'informazione molto più importante. Però ho dovuto fare una divisione tra due misure diverse, tra i 12 pezzi di differenza e il totale dei pezzi che ho prodotto. Mi consente di fare divisioni tra valori di natura diversa, quindi tra output e input. Prodotti al giorno, prodotti ogni ora lavorata, prodotti usciti, produttività, quanti prodotti ho prodotto per ogni ora di lavoro, quanti prodotti per euro investito, l'efficienza, la produttività, il costo a orario, no? Il costo di stipendi diviso le ore lavorate. Se ci pensate, moltissime delle misure che si usano nella gestione aziendale alla fine sono dei rapporti tra due quantità, tra un risultato e un investimento, tra ciò che ottengo e ciò che ci metto. Allora, affinché questa misura sia possibile definirla, il numeratore e il denominatore devono essere entrambi esprimibili sulla scala dei rapporti o su scala superiore, altrimenti questa divisione non posso farla. Quindi anche dire i questionari di quest'anno sono migliori del 10% rispetto ai questionari dell'anno scorso, una scemata. Migliore di 3% ogni anno. Su una scala ordinaria non avrebbe senso. Devo avere dei valori che siano esprimibili su una scala, e neanche su una scala di intervalli. Devo avere dei valori che siano esprimibili su una scala di rapporti. Tra l'altro, la scala di rapporti è facile da ottenere, diciamo così, o per natura. Nel senso che appunto le ore lavorate, i pezzi prodotti, gli euro investiti hanno uno zero naturale, quindi sono già di per sé misure sulla scala dei rapporti. Oppure è facilissimo convertire una misura sulla scala intervalli
in una misura sulla scala di rapporto, semplicemente facendo una differenza. Quindi dire ho lavorato fino alle 7 non dice, non vuol dire nulla. Ho lavorato dalle 5 alle 7, ho preso due misure sulla scala di intervallo, ho fatto la differenza, ciò che ho ottenuto è una misura che è indiretta in questo caso, che però giace sulla scala dei rapporti. Perché giace sulla scala dei rapporti? Perché dire che ho lavorato 0 ha un significato indipendente dall'ordine di misura. No? E quindi ogni volta che ho dei valori sulla scala di intervalli li posso trattare come valori sulla scala dei rapporti, purché faccia attenzione a aver sempre fatto la differenza tra due valori diversi. Per cui appunto tra le due misure di produttività che hanno determinato il tempo, al mese, al giorno, quanto ho fatto al giorno, quanto è reso alla settimana, al trimestre, al denominatore hanno non una data ma un intervallo di tempo. E l'intervallo è la differenza tra due date. E quindi nonostante si chiami intervallo di tempo, non è nella scala degli intervalli ma nella scala dei rapporti. Perciò non confonderci con la parola. Un intervallo di tempo è una differenza tra due date. Una data è una misura nella scala degli intervalli. Una differenza tra due date, cioè un intervallo, nel parlare comune, è una misura indiretta sulla scala dei rapporti. Perché facendo la differenza ho trovato lo zero. Vabbè, qui parla di tempo, anche qua l'età, no? L'età si può misurare in anni o in mesi, ma in realtà l'età zero, anche lì è un punto ben definito, non definibile arbitrariamente, non modificabile arbitrariamente. E allora cosa posso fare finalmente su elementi che abbiano anche la possibilità di essere divisi tra di loro, beh, oppure anche moltiplicati? L'importante è, visto che stiamo facendo i confronti, la divisione. Vabbè, posso fare tutto ciò che potevo fare prima, ma posso fare ad esempio la media geometrica. No? La media geometrica di 5 elementi è la radice quinta del prodotto dei 5 elementi stessi. Quindi dici, ma qui è moltiplicato, cosa vuol dire moltiplicare? Beh, lo stesso discorso che facevo sulla media aritmetica, in cui trovavo l'x che rendesse 0 la somma delle differenze, qui trovo l'x che rende uguale a 1 il prodotto dei rapporti, no? Tra x e la misura. Alla fine è una media geometrica su scala logaritmica. Cioè poter fare le moltiplicazioni significa che posso anche lavorare su scala logaritmica qua. Trasformo la moltiplicazione in somma. E quindi posso definire tutte le medie geometriche, anche quelle di ordine superiore, eccetera. Posso fare essenzialmente ciò che voglio, qui sono numeri veri, no? Sono numeri, li tratto come numeri reali. Quindi tutta la statistica che si applica ai numeri la posso applicare alle misure dei rapporti. Però devo essere sicuro di essere in questo caso. Il problema nostro è che invece impariamo dalla media e la applichiamo ovunque. Poi c'è ancora una scala ulteriore, che è ancora più particolare, che ha tutte le proprietà della scala dei rapporti, quindi ci posso fare ciò che voglio, già potevo far tutto sulla scala dei rapporti, quindi nella scala assoluta posso continuare a far tutto, cioè non faccio nulla di più in realtà, ma ho una semplificazione ulteriore, cioè che non ho più unità di misura. Se io conto il numero di persone presenti in un certo luogo, è un conteggio, è un numero puro, non è un'unità di misura, non posso scegliere, mentre la lunghezza la posso misurare in metri o in centimetri, e decido io, per carità, c'è solo un fattore moltiplicativo e chi se frega, non ci complica la vita, ma se io conto gli oggetti, il numero di prodotti, quello è un numero. Il fatturato no, lo esprimo, potrei esprimere in euro, in dollari, ma il numero di prodotti è un numero. Per questo si chiama assoluto, cioè svincolato dall'unità di misura. E in questo caso non c'è una regola come questa che mi dice per passare da una scala all'altra basta moltiplicare per un coefficiente. E qui ti dice no, c'è solo una possibile scala. Cioè, contarli. Dalla preistoria fino ad oggi, se sono tre, sono tre, sono sempre tre. Non le puoi contare in modo diverso. Quindi tutte le operazioni continuano ad essere significative, ma non ho più problemi di definire la scala o di essere sicuro che la scala sia la stessa. Quindi, man mano che siamo andati avanti, cosa è successo? Che
le trasformazioni possibili, permesse, sono diminuite. Cioè qua potevo rimpiazzare nella scala nominale questi valori con qualunque altro set di valori possibile. A piacere. Purché fossero diversi. Ok. Nella scala ordinale potevo rimpiazzare questi valori con altri valori purché fossero diversi e nello stesso ordine. Quindi c'è tutto un vincolo. E poi nella scala degli intervalli posso rimpiazzare questi valori con valori diversi purché fossero ottenibili da quelli precedenti attraverso una trasformazione affine che ha due gradi di libertà, A e B. Quindi tolgo via via libertà nel, o arbitrarietà se vogliamo, nel modo in cui definisco la misura. Nella scala dei rapporti posso cambiare scala ma solo più un grado di libertà, il fattore di scala o l'unità di misura che si voglia. E sulla scala assoluta invece non ho scelta. Una cosa si può, quell'oggetto, se è una misura sulla scala assoluta, si può misurare in un modo solo. E il risultato tipicamente è un numero intero, non un numero reale, per quanto gli oggetti. Quindi vedete che man mano che andiamo avanti, ho ridotto via via l'arbitrarietà, la possibilità di usare modi diversi di misurare una cosa. Nello stesso tempo, nel far questo, ad ogni gradino ho guadagnato la possibilità di fare delle operazioni innanzitutto aritmetiche sui valori misurati e quindi di conseguenza statistiche. Di conseguenza la possibilità di misurare queste statistiche a seconda del tipo di scala. E qui ci sono, vabbè, una tabellina riassuntiva che ci dice per queste 5 scale quali sono le trasformazioni possibili, dal più arbitrario alla più vincolata, vedete l'ultima, non l'avevamo espresso nella slide, qui c'è scritto i vari, metodi di misura devono essere uguali, e beh, ci sono alcuni esempi di quelle che sono i tipi di quantità che tipicamente si misurano con le scale di, queste varie tipologie. E questo è il riassuntivo del tipo di operazioni che possiamo fare sulle varie scale. Quindi la moda, ricordiamocelo, la moda è qual è la classe a cui appartiene il maggior numero di elementi. È facile da definire nella scala nominale ordinali perché sono tutto sommato scale discrete, o delle classi distinte tra di loro, quindi conto quanti elementi ci sono nelle classi. E quindi qual è la classe in cui cadono più elementi? La moda. È un po' più difficile da definire nella scala degli intervalli, nella scala dei rapporti, perché tipicamente queste scale corrispondono a delle misure che sono dei numeri reali. Quindi 3,75. Allora, quando io dei numeri reali, quante misure mi hanno dato esattamente 3,75? Magari solo una. Perché l'altra mi ha dato 3,76 o 3,74. Allora diventa, perde significato la moda in questo caso. In realtà possiamo recuperare il significato della moda facendo un'operazione di binning, cioè far definire degli intervalli all'interno dei quali considerare simili le varie misure. Quindi quando io dico qual è la moda dell'età di una certa popolazione, non mi sto chiedendo qual è l'età in anni in cui c'è la maggior parte delle persone, ma parlo magari di intervalli di 5 anni. Quindi la popolazione, il maggior numero, la moda della popolazione, quindi la fascia di età con il maggior numero di persone è la fascia dal 55 ai 60, non so, invento, non so quale sia il dato. Perché se andassi a prendere il singolo anno perdi il significato. Adesso in realtà in questo caso non hanno ancora lungo, quindi potrebbe avere senso. Però se il campione si riduce perde il significato. Allora, in questo caso, nelle scale degli intervalli dei rapporti, se uno vuole ottenere la moda, di solito non ottiene la moda della singola misura, ma la moda di una classe di valori adiacenti della misura. Tanto posso definire una classe di valori adiacenti perché ho un'opzione di maggiore o minore e di distanza, quindi valori che sono all'interno di un certo intervallo, posso fare differenze
tra i valori. E quindi posso recuperare, se mi serve la moda, devo ricordarmi di definire qual è l'ampiezza dell'intervallo rispetto a cui calcolo il tasso. E idem per l'assoluto. La mediana è la misura più tranquilla. A parte il fatto che non si può applicare a una serie nominale di valori, perché non hanno un ordine naturale, ma in tutti gli altri casi, poiché l'unico requisito è di metterli in ordine, da più grande al più piccolo, da più piccolo al più grande, che siano in classi ordinate, che siano valori numerici reali, che posso ordinare per tutto il loro valore, è sempre possibile trovare l'elemento di mezzo. La classe a cui appartiene l'elemento di mezzo. Quindi queste le statistiche descrittive tipo mediana, quartile, eccetera, sono le più semplici, sono quelle che hanno meno complicazioni, cioè, diciamo così, di calcolo per qualunque tipo di scala. Funzionano sempre nello stesso modo, no? Vuole anche dire che si può barare un po' meno, forse, allora magari si usano di meno, ecco, quando uno deve prendere dei risultati. Mentre qui, a seconda di come scelgo il binding, posso far vedere una cosa piuttosto che un'altra, no? Posso spostare il risultato. Mediana e moda hanno un'altra caratteristica utile, che il valore corrisponde a una delle misure reali. Cioè, quando dico la mediana, è la classe, il voto, la misura del tizio numero 50. Quindi è una delle misure vere. Quando calcolo la media, invece, potrebbe non corrispondere a nessuna misura vera. Cioè, la media di una distribuzione è 7.41, ma non c'è nessuno che ha quel 7.41 come valore. È venuto dai conti, ma non corrisponde a nessun valore particolare. Per cui, se mi serve poi un elemento rappresentativo dell'insieme, non lo trovo. Chi è che ha la media degli esami esattamente, cioè chi è che ha la propria media esattamente uguale alla media di tutta la classe? Nessuno. Qual è il voto di esame? Qual è l'esame nel quale hai preso un voto esattamente identico alla tua media? Nessuno, perché i voti sono interi, la media viene sempre personale. Quindi questo può essere un problema, no, secondo i casi, se ci servono, no, diciamo così, per indagini successive, un elemento rappresentativo che corrisponda al valore medio. Invece la moda, la mediana, è un valore misurato, quindi è uno dei valori possibili. E poi la media, vabbè, che tutti conosciamo, però ricordiamoci di queste due belle croci rosse che ci dicono non la puoi usare. Ma allora cosa uso? E poi la domanda che facciamo è questa: noi martedì vogliamo progettare degli indicatori, qui mi dici, però la media non la puoi usare, però non è che posso buttare via tutto, allora non misuro. No, misuro, ma devo esprimere la misura. Qui non mi sta dicendo non puoi misurare. Mi stai dicendo che ciò che hai misurato non lo puoi raccontare, non lo puoi riassumere, non lo puoi aggregare, non puoi fornire dei dati aggregati che non siano matematicamente solidi, statisticamente sensati. Prendiamo l'esempio dei questionari, no? Il questionario del corso, oppure del gradimento, 1, 2, 3, 4. Cosa posso darti? La mediana. Nel giorno ordinale si può usare la mediana. Parla la mediana. Mi parla la mediana. Cioè, se a me dicono su una scala 1, 2, 3, 4, i tuoi studenti ti hanno valutato con un voto mediano pari a 1, non sarà, spero, 4, non credo, o 2 o 3. Va bene. Non è che mi diate tutta questa grande informazione, no? Arrivasse un 1 mi darebbe un'informazione molto più importante, preoccupante ma importante, ma altri valori non tanto. Va bene, quest'anno avrò, sono ottimista, 3 come mediano. L'anno prossimo cosa avrò? 3. Quindi non è cambiato niente? Cioè, gli studenti dell'anno prossimo sono più o meno contenti di quelli di quest'anno? Ho fatto più o meno bene il mio lavoro? E che ne so, la mediana non parla tanto. E poi capisci che il signor 50 è scritto lì e poi a fianco può avere il signor 49 che ha votato 2, lui ha votato 3, quindi per uno scarto di una persona passo da 2 a 3.
Quindi mi sembra che ci sia una differenza enorme nel risultato, quando in realtà è una differenza minima nella statistica vera, nei dati veri. Allora, per sapere davvero cosa vorrei, devo guardare le frequenze. Allora, mi devo far vedere la colonnina di quanti hanno detto 1, quanti hanno detto 2, quanti hanno detto 3, quanti hanno detto 4. Allora le confronto tra di loro queste colonnine. Però è un confronto, diciamo, qualitativo, devo guardare le frequenze, questo è l'unico vero dato. Ma se lo voglio riassumere, la mediana mi dice poco. Allora, cosa potrei fare? Potrei lavorare sulle frequenze. Ad esempio, una misura di gradimento non è la media dei voli, del 1, 2, 3, 4, ma è ad esempio la percentuale, lavoro sul ranking, la percentuale di persone che hanno dato 3 o 4. Ad esempio, se la mia mediana è 3, vuol dire che la percentuale di persone che hanno dato 3 o 4 è maggiore o uguale al 50%. Mediana da 3, vuol dire che il signor 50 ha dato 3, da lì in poi ha dato 3 o 4. Però se il 49 ha dato 2, la percentuale di persone che ha dato 3 o 4 è circa il 50%. Se invece è andato più di 3 fino lì, allora la percentuale di persone che ha dato 3 o 4 sarà il 60%. Non ho fatto nessuna media, ho semplicemente lavorato sulla frequenza. Ho sommato le frequenze relative della classe 3 e della classe 4. A questo punto mi dà un dato molto più interessante, parla molto di più quel dato. È confrontabile di anno in anno. Ho diviso le classi in 1, 2 da una parte, 3, 4 dall'altra e mi sono chiesto qual è la frequenza relativa tra queste due classi, che è molto più, come dire, variabile, no? Posso seguire le variazioni più facilmente rispetto a un dato più rigido come quello di una mediana. E però un numero solo lo stesso. Quindi, di fronte a delle misure che sono difficili da esprimere, non facciamo l'errore di dire, ma sì, però per vedere la differenza tra 3 e 3, che di due anni diversi, se fosse la mediana, uso la media. Che, no, non diamo la media. È vero che anche la media varia, ma varia in un modo che non ha senso. Mi invento un'altra misura derivata che invece vari in modo fine, ma che però si abbia senso calcolare. Tipo la percentuale di soddisfazione, percentuale di utenti soddisfatti, dove definisco soddisfatti quelli che hanno votato 3 o 4 e insoddisfatti quelli che hanno votato 1 o 2. Quindi definisco un indicatore che ha senso matematicamente definire e che mi dà la precisione che mi serve, l'interpretabilità che mi serve, perché il problema è che quel numero lì, se va se vale sempre 3, non mi serve a niente. Io sto facendo tutto questo casino di misurare, di misurazione, e poi ho un numero che non mi dice niente, che non mi aiuta a gestire il processo, a capire se il processo sta andando bene o male, dove sta andando bene e dove sta andando male. Quindi non è banale dicendo, vai, questa tabellina qua, allora uso la mediana, allora uso la moda, perché se ha senso, bene. Se non ha senso, ad esempio il discorso di genere, no? Che adesso si fa tanto, il fatto che le donne siano sottorappresentate in molti tipi di lavori, di popolazioni, anche a Politecnico. Allora lì è facile, la frequenza relativa di una scala nominale è sufficiente, qual è la percentuale di persone. Quindi una misura anche brutale come una frequenza va benissimo. In altri tipi di casi invece una misura come la mediana non mi dà abbastanza informazione, quindi dipende dal contesto in cui la uso quella misura. Non sto parlando male della moda della mediana, dipende da cosa serve. Un esempio, vedrete che quando pubblico i voti dell'esame di solito, perché da quando non ci sono più i fogli di carta appesi con i voti di tutti in cui andavi, telefonavi la mia, tu sai che hai preso tutti più di me queste belle cose. E adesso è tutto riservato, uno vede solamente il proprio voto, però mi sembra importante che quando ti do un voto tu capisca come è andato il compito nel suo complesso. Allora, se ti dicessi tu hai preso 28 ma la media dei voti è stata 24, non ti dice niente. A parte che è sbagliato dalla media, l'abbiamo appena visto,
macchie informatiche. Allora quello che metto per dire nella mail in cui vi comunico che ci sono usciti i voti e sono percentuali di persone che hanno sufficienti, insufficienti, maggiori di 24, maggiori di 30, o uguali di 30, no? O 28, non mi ricordo perché soglia prendo. Però vi do delle frequenze relative di intervalli che corrispondono a sufficiente, buono o molto buono. E così vedi sulla base del tuo voto, dici, ah beh, io però in realtà sono nella fascia più grande, nella fascia più piccola, tra i migliori, eccetera. E ti dà un'idea descrittiva, semplice, con 3-4 numeri, non è che posso darti una tabella con 12.000 descrittori statistici, ti perdi lo stesso. C'è un trade-off da fare tra la quantità di informazione che ti do, di informazione, e la quantità di numeri che ti do. Perché a volte se ti do un numero solo c'è poca informazione, se ti do 100 numeri ce n'è ancora meno di informazione perché si annega. Devo trovare la giusta quantità di numeri per fare in modo che tu mentalmente ti costruisca questa, una comprensione della distribuzione statistica del fenomeno e poi capisci a questo punto quel dato che hai, dove si cava essenzialmente, come si interpreta. E quindi sulla base di queste metriche noi ci costruiremo gli indicatori. Indicatori che, osservando un processo, ci daranno un valore numerico che ci permette di stabilire se un determinato fenomeno che ho osservato va bene, cioè in linea con gli obiettivi che mi hanno dato, sta migliorando, sta peggiorando, eccetera. Bisogna fare attenzione anche qua, nel momento in cui passo dal numero alla sua interpretazione, quindi a dire qualche cosa a proposito di questo numero, che ciò che sto dicendo abbia senso. E cosa vuol dire che abbia senso? Che sia meaningful, sensato. Vuol dire che ciò che dico sarebbe identico anche se avessi usato un'altra scala di misura. Tra quelle ovviamente lecite. Quindi se i voti li avessi misurati anziché in trentesimi, in una scala ABCDE, potrei dire che la media dei suoi esami è maggiore della media dei suoi? No, perché magari cambiando scala e facendo la media, che è una cosa che non devo fare, ma se la facessi, insistessi a farla, magari viene fuori che le medie sono invertite, sono scambiate di posto. Proprio perché è un'operazione che non posso fare, quindi in realtà non mi posso attendere che venga giù, che sia invariante. Se la misura anziché 1, 2, 3, 4 la facessi 1, 10, 100, 1000, la media sarà invariabilmente 500, 600, 800. La mediana invece no, è sempre la stessa. No? Quindi devo fare attenzione a ciò che dico, che diciamo, rispetti le solite regole con cui abbiamo preso i numeri e le misure. No? Ad esempio, qui ci sono alcune affermazioni che uno può aver fatto su un processo di misura degli errori riscontrati, che sono un processo di sviluppo software sempre, e ci chiediamo, hanno senso queste affermazioni? Il numero di errori scoperti durante il test di integrazione era almeno 100. Cioè stiamo dicendo che una misura, numero di errori, è maggiore di un'altra misura, 100. Allora, il numero di errori è una misura di tipo, nelle nostre scale, assoluta. Ho contato quanti errori ho trovato. Quindi è perfettamente lecito dire che è 100. Il costo di correggere ciascun errore è almeno 100. Questo è un po' molto più ambiguo se trovassi scritto da qualche parte, perché il costo espresso come? A parte che 100 non è di misura, quindi ci inganno, ma sono 100 euro, 100 ore, e poi ciascun errore, ma saranno ben diversi questi errori tra di loro, quindi questa è una misura mal posta. No, cioè non so cosa voglia dire. Oh, pardon. Un errore semantico richiede almeno il doppio del tempo
rispetto a un errore sintattico. Allora, questo dal nostro punto di vista ha senso. Dal nostro punto di vista, cosa vuol dire? Vuol dire che innanzitutto abbiamo fatto una misura nominale degli errori. Cioè, non ho solo contato gli errori, ma ho detto questi sono errori sintattici e questi sono errori semantici. Prima misura di base. Poi, secondo, ho fatto una misura di durata. Una durata del tempo necessario a correggere gli errori di una classe e la durata del tempo necessario a correggere gli errori della seconda classe. Questa misura di durata è una misura nella scala dei rapporti. La durata è dall'inizio alla fine, la differenza tra due tempi. Quindi, parlare di una durata doppia si può fare perché misure espresse nella scala dei rapporti possono essere divise tra di loro, confrontate attraverso una divisione. Quindi posso parlare del doppio della metà. Quindi questa è una misura indiretta che si basa appunto su una misura di frequenza, su una scala nominale, si può fare, e una misura di confronto tra due durate su una scala dei rapporti. Dobbiamo in qualche modo vederci in testa la formuletta che usiamo e capire i vari pezzettini di che colore sono rispetto a questi cinque colori, cinque scale, no, su cui abbiamo cominciato a vedere i numeri. Un errore semantico è il doppio più complesso di un errore sintattico. Allora, questo invece è problematico perché non so come definire, non ho una definizione operativa di complessità. Ma qui ho un'approssimazione, una misura, dico, vediamo quanto tempo ci metto a sistemare questo errore. Ma la complessità, non so come, forse potremmo discutere su come definirla la complessità, ma come misurarla? Ci sfugge, però sono molti modi diversi, ma... mentre il tempo invece è facile da definire, quindi il problema è anche lì, andare a capire se dalle affermazioni che io faccio si può dedurre un metodo di misura che sia applicabile ed economico. Se per dire se una cosa è complessa, anche la complessità poi, se mai la dovessi misurare, se mai trovassi un modo per misurarlo, e quindi insomma, come faccio a capire la complessità di un errore? Prendiamo 4-5 esperti e gli facciamo guardare questo errore e gli facciamo dare un giudizio sulla complessità di questo errore. Prima cosa che mi viene in mente, no? Ma a questo punto allora sarebbe un giudizio su una scala ordinale, non un numero. No, su una scala, non riesco a vederlo sulla scala dei rapporti. Allora, se questo giudizio dato da esperti sulla complessità di un errore, di un problema, è un giudizio che è espresso su una scala, come sempre, con tutti i giudizi, valutazione, opinioni, impressioni, eccetera, su due scale nominali, allora parlare del doppio non ha senso. Una scala nominale non posso dire che è un valore doppio di un'altra. Posso dire che è maggiore o minore, ma non il doppio una volta e mezzo, otto volte tanto. Bisogna purtroppo fare attenzione perché se andiamo a vedere, leggere qualunque articolo leggiamo dove portano dei dati e delle statistiche, molto spesso sono riportati in modo, qui ci sono altri esempi, Fred è doppio più alto di Jane, non c'è problema, l'altezza è una misura sulla scala dei rapporti, la temperatura a Tokyo oggi è il doppio di quella di Londra. Non ha senso, no, perché la temperatura sulla scala di intervalli, quindi non posso parlare del doppio. Mentre invece ha senso la terza, in cui dice la differenza di temperatura tra Londra e Tokyo oggi è il doppio di quella di ieri. Allora sto confrontando due differenze di temperature e questo lo posso fare perché sono passato dalla scala degli intervalli alla scala dei rapporti. Quindi ho guadagnato il diritto di fare le divisioni. E ovviamente sarebbe anche vero,
sarebbe anche preferibile che le misure prese fossero misure oggettive, no? L'abbiamo detto l'altra volta. Misure oggettive, cioè misure che non dipendono, perlomeno non dipendono da chi compie la misura. Perlomeno. Poi una misura totalmente oggettiva forse non si può ottenere. Pensiamo appunto alle interviste, ai questionari che dicevamo prima, dove ci sono delle persone che esprimono dei giudizi. C'è la persona che è un po' più stretta di manica, quindi lui il massimo non lo darà mai, e c'è la persona invece più entusiasta, allora tende a dare i voti. Allora a quel punto la misura è influenzata dalle persone che la esprimono. È inevitabile. Possiamo compensare questo semplicemente cercando di prendere una platea più ampia, oppure se questa persona in un questionario ha dato tutti massimo a tutto, o è veramente felicissimo, oppure diciamo così, quel valore lì va un minimo ridimensionato. No? L'oggettività a cui dobbiamo puntare come minimo è l'oggettività di chi raccoglie il dato. No? Per cui ad esempio io devo raccogliere i dati in modo da essere sicuro di non influenzare io la raccolta del dato. E questo è il motivo per cui il questionario di fine corso ve lo fate online in forma anonima. Non vi chiedo io uno a uno di dirmi, no, come ho fatto il mio lavoro, perché altrimenti questo influenzerebbe un pochino, no, il tipo di misura. Quindi in qualche modo dobbiamo sempre fare attenzione anche dei dati che contengono una componente soggettiva, diciamo non del misuratore ma del misurato, di trattarli con un minimo di attenzione. Non sono dati, come dire, un numero di pezzi prodotti, quello è un numero, fine, è oggettivo per sua natura. Quando però c'è una componente, cioè così, personale, mi devo fidare meno di quel dato, nel senso che non devo prendere delle decisioni forti sulla base magari di piccole variazioni di quel dato lì, perché so che è affetto da un errore, sarebbe un errore di misura alla fine, no? Un errore di misura dovuto alla soggettività della misurazione stessa. E al netto di tutto questo, quindi alla fine ho un numero di cui cerco di fidarmi, so quanto mi posso fidare, so che operazioni ne posso fare, e mi chiedo, questo numero è buono? Devo essere soddisfatto? Però un valore, dire, che ne so, prima parlavamo del bilancio di genere, no? Il numero di studenti donne al Politecnico è, non so quanto sia, sui gestionali mi pare sia il 40%, forse un po' meno. È tanto o poco? Cioè, l'interpretazione, cioè quel valore lì per noi è soddisfacente o no? Che interpretazione diamo di quel numero? Il numero l'abbiamo raccolto, va bene. Ma che informazioni mi dà avere quel numero? Vabbè, so che se adesso è 40, l'anno scorso era 38, è aumentato, va bene. Ma poi il singolo numero, è qualcosa che mi deve preoccupare, devo fare delle azioni correttive, sono contento, ho già raggiunto. Allora devo confrontarlo, interpretare un dato significa alla fine, per noi poveretti, gli esseri umani, confrontarlo con altri dati. E dire, questo dato qua è meglio o peggio di? È meglio o peggio dell'obiettivo che mi ero posto? Quindi l'interpretazione di un dato si può fare ad esempio confrontandolo con l'obiettivo. Voglio arrivare entro il 2018 a fatturare 6 miliardi e vediamo se fatturo 6 miliardi. Avevo un obiettivo o una misura, li confrontiamo. Ovviamente questa interpretazione è tanto più buona quanto ben definito fosse l'obiettivo. Ma a volte l'obiettivo non ce l'ho. Posso dire sì, sul bilancio di genere l'obiettivo è il 50%. Magari un obiettivo che non è facilmente raggiungibile. Cioè abbiamo un intero corso di laurea dove sono 2%. E allora magari vai a confrontarti, facendo di benchmark, con gli altri. Cioè questa misura, in un altro contesto, quanto vale? Non so, la popolazione del Politecnico rispetto a quella delle scuole superiori.
rispetto a quella del Palazzo Nuovo, rispetto a quella di, del Piemonte, rispetto ai nati nel 2000, nel 90 qualcosa. E allora vai a confrontare una misura rispetto a una misura simile in un contesto diverso. Il fatturato mio è quello dei miei concorrenti, la qualità dei miei prodotti rispetto a quella dei miei concorrenti, reparto 1 rispetto al reparto 2. Quindi mi costruisco una serie di realtà che siano più o meno attinenti alla mia e confronto la mia misura con la stessa misura fatta in quella realtà diversa. Non mi dà un'informazione assoluta, mi dà un'informazione relativa rispetto a contesti simili. Chiaro che va interpretata, sono tutte cose che poi richiedono un cervello che ne vada a leggere e dica allora significa questo. Oppure un modo di fare benchmark è confrontarmi con me stesso nel passato. Cioè l'anno scorso com'ero. La stessa misura, per esempio, non sempre si può fare ovviamente su fenomeni che durano nel tempo, sui quali abbiamo un'osservazione e nel frattempo non sono cambiate le regole e i contesti, perché sennò tanto vale confrontare. No? Però è un altro tipo di confronto. Mancanza di nulla, vado a vedere come evolve quell'indicatore, se sta evolvendo verso l'alto o verso il basso. Ci sono dei valori assoluti di riferimento, dei valori di insieme di riferimento, oppure rispetto alla norma della popolazione c'è quello che dicevo, il numero di donne sulla popolazione italiana quant'è? Allora a quel punto, però è proprio l'ultima, come dire, l'ultima spiaggia quando non ho un dato più significativo rispetto a cui confronto. Quindi quando parliamo, e poi vi lascio, di interpretare una misura, significa avere un valore di confronto atteso, che mi attendo a cui questa misura dovrebbe tendere. E questo valore di confronto lo ottengo in vari modi diversi, e quindi anche lì, quando definisco la misura, devo definirti come l'ho ottenuto questo valore di confronto. Perché altrimenti sto sbattendo dei numeri su una videata che non significano nulla. A quel numerino lì io lo voglio colorare di verde o di rosso a seconda che sia migliore o peggiore o quanto sia distante rispetto all'obiettivo o rispetto al benchmark di riferimento, perché solo dare un numero così non la macchina, il sistema informativo può già aiutarmi a interpretarlo se io gli ho spiegato qual è il mio riferimento, altrimenti mi riporta il dato e non mi serve una ragione. Quindi cercheremo martedì di mettere insieme questi ragionamenti nel definire un metodo proprio per definire questi indicatori che potremo applicare ai processi del nostro sistema informativo. Grazie per questa sera.